Le tematiche di sostenibilità ambientale e di gestione delle risorse sostenibili sono di grande attualità e pertanto è necessario capire quali sono, diciamo, dei trend storici di cambiamento del valore del cosiddetto capitale naturale, i principali meccanismi di degradazione che portano potenzialmente ad una perdita di capitale naturale che si traduce anche di una perdita del valore economico stesso delle risorse, ed è pertanto importante affrontare questi aspetti attraverso un approccio multidisciplinare che tenga conto non solo di quelle che sono delle azioni di governance, ma anche delle azioni che anche il comune cittadino può fare per poter rendere maggiormente sostenibile l'utilizzo delle risorse. E questo rappresenta anche uno dei principali obiettivi dei cosiddetti Sustainable Development Goal delle Nazioni Unite. Faccio riferimento al cosiddetto Sustainable Development Goal numero 14, che riguarda proprio il consumo responsabile delle risorse.